Stamattina abbiamo avuto questo incontro come lavoratori del consorzio Bacino Salerno 2 col direttore di Nesta presso la provincia di Salerno. La situazione dei dipendenti del consorzio di Bacino Salerno 2 è la seguente. I lavoratori sono stati messi in mobilità con atto unilaterale da parte del commissario Corona, violando ogni legge, e soprattutto i lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di marzo. Oggi abbiamo chiesto al direttore di Nesta, che è il direttore dell'EDA, l'ente d'ambito, una sicurezza occupazionale e la sicurezza reddituale. Ci è stato comunicato, in verità già ci fu anticipato dal presidente della provincia strianese, che è in via di ultimazione un piano di ricollocazione straordinaria, e abbiamo chiesto anche di applicare il principio della surroga, cioè il consorzio di Bacino, che vanta dei crediti da parte di alcuni enti, deve dare le buste paga che non dà dal mese di marzo ai dipendenti, e noi chiediamo che la regione, che la provincia e l'EDA si facciano da tramite in maniera tale da applicare il principio della surroga e permettere almeno la sopravvivenza ai lavoratori. Rispetto a questa cosa, stamattina c'è stato un primo impegno, però la convocazione alla Regione Campania ancora non è arrivata. Domani mattina alle 10 saremo qua di nuovo alla provincia per tutelare i nostri diritti.